Hello there, I'm Mark. How are you today? Spero che state bene. Allora, in questa lezione faremo i suoni sh, j e c. Iniziamo con nostro Giuseppe, dall'altra parte. Hello Giuseppe, how are you today? Hello prof, how are you? Allora Giuseppe, iniziamo con la prima parola, ma questa volta la devi fare bene, ok? Oggi ce la farò. Questa parola è headache. Allora, molti italiani sbagliano a pronunciare questa parola. Si pronuncia headache. Si pronuncia l'H all'inizio e la CH ha il suono di una K. Headache. Headache. La seconda parola, Giuseppe? Allora è case. In questo caso, la CH si pronuncia CH. Chase. Chase. Quindi la prossima parola, Giuseppe? Questa la conosco. Chance. Anche se questa parola ha l'origine francese, noi la pronunciamo chance. Chance. C-H. Chance. Adesso Giuseppe ci tocca un altro suono. Questa allora è chance. Questa parola è molto difficile per tanti italiani, ma è facile pronunciarla. Science. Science. Quindi la SC in questo caso si pronuncia S. La prossima parola, Giuseppe? Questa allora è ascend. La SC qui si pronuncia S, quindi ascend. Ascend. Adesso cambiamo suono, Giuseppe. Questa è facile. Sheep. Ok, qui abbiamo SH e quindi si pronuncia sheep. Sheep. Un altro esempio, Giuseppe? Questa è mash. 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 Ma poi abbiamo parole che finiscono con S-I-O-N. Come la prossima, Giuseppe? Mansion. 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 Ultimo suono per oggi. Giuseppe? Ma questa è facilissima. Television. In questo caso la parola finisce con S-I-O-N e si pronuncia television. Television. Questa è difficilissima. Assur. Il suono è lo stesso di television, ma si pronuncia Azure. Ed è tutto per oggi. Grazie per avermi guardato. Spero che la prossima Giuseppe faccia meglio. Vabbè, oggi è andata così, diciamo. Non ho studiato. La prossima volta però farò del meglio. Ci vediamo nella prossima. Take care. Bye bye.